Buongiorno ragazzi, qui è Gio Recchiuti, il vostro fotografo di matrimoni preferito. Siamo qui quest'oggi per darvi quattro semplici consigli relativi al vostro servizio fotografico matrimoniale. Notiamo infatti con esperienza che ogni volta che veniamo a fare le fotografie presso la vostra abitazione vengono commessi sempre questi quattro semplici errori. Quindi rimanete sintonizzati. Primo argomento ragazzi è relativo al tema dei dettagli. Notiamo che quando veniamo presso la vostra abitazione ad effettuare il servizio fotografico, data probabilmente l'emozione del giorno, si crea sempre molta confusione relativa alla reperibilità di questi dettagli che molto spesso sono sparsi per casa. Cercate di raggrupparli tutti quanti in un'unica zona, magari il giorno prima delle nozze, in modo da agevolare il lavoro dello staff fotografico e evitare inutili perdite di tempo, ok? Altro tema importantissimo, ragazzi, riguarda la preparazione e la vestizione della sposa nel giorno delle nozze. Allora, troppo spesso, infatti, notiamo che questa operazione viene effettuata nella stessa identica stanza, sia l'operazione della preparazione, sia quella della vestizione. Noi generalmente consigliamo di riservare due stanze, ovviamente se la vostra abitazione lo consente, di riservare due stanze separate a queste due operazioni, una in cui effettuare la preparazione dell'acconciatura e del trucco e un'altra in cui effettuare la vestizione. In questo modo eviterete moltissimo disordine, caos e via vai di operatori indesiderati all'interno della stanza. Altro consiglio ragazzi, consiglio molto gradito ai vostri testimoni, riguarda l'orario di arrivo di quest'ultimi presso la vostra abitazione nel giorno delle vostre nozze. Non costringete infatti i vostri testimoni ad arrivare allo stesso orario di arrivo dello staff fotografico, concedete loro infatti anche una trentina, quarantina di minuti di ritardo rispetto all'orario d'arrivo del fotografo, perché appunto nella prima parte del servizio fotografico quest'ultimo sarà prevalentemente concentrato su di voi. Quarto e ultimo consiglio ragazzi è quello di spingere e spronare i vostri genitori a vestirsi durante lo shooting fotografico presso la vostra abitazione, perché notiamo molto spesso che probabilmente a causa dell'emozione i vostri genitori si vestono sempre con molto ritardo e quindi questa cosa rallenta di molto il servizio fotografico e il buon proseguimento della giornata, ok? Quindi cercate di spingerli e spronarli. Con questo è tutto ragazzi, spero che i nostri consigli vi siano stati utili. Vi ringraziamo per aver ascoltato il nostro video e un saluto da Gio. Ciao! Audio Jungle.